Siamo a Pazzano, al Museo Minerario, dove si inaugura la mostra dal titolo Pazzano si mostra. Allora, quando mi è stato proposto dal ragazzo quest'inverno di voler valorizzare diciamo, tutti gli artisti locali, anche persone che io non conoscevo, oggi diciamo che lui è riuscito a recuperare materiale, a recuperare tutte queste persone che erano persone al pubblico sconosciute. Quindi lui è riuscito in qualche modo a far convogliare tutte le attività che ci sono nel paese, tipo non solo le poesie, ma anche gli artisti. Che dipingono e gli artisti che fanno gli scultori, sempre autodidatti. Praticamente queste persone qua riescono a portare avanti, diciamo, le nostre radici, le nostre convinzioni, dove noi siamo nati e siamo vissuti e viviamo. Quindi loro vogliono far riscoprire il passato, proiettarlo nel presente e valorizzarlo nel futuro. Quindi questi artisti che sono locali e quindi fanno dei disegni che sono praticamente all'avanguardia nel settore, però anche se hanno fatto delle mostre, li hanno portati anche a livello sia regionale sia nazionale. Abbiamo apprezzato come amministrazione comunale quest'idea del ragazzo, che vuole far conoscere tutte le persone al di fuori del contesto, diciamo, pazzanese e valorizzarle anche pubblicizzandoli sui social, sui web e quindi essere, diciamo, proiettare Pazzano al di fuori dei confini locali, quindi proiettarlo nel futuro. Questo è Pazzano e questo dobbiamo fare e dare possibilità. Poi pure un'altra cosa, apriamo il museo che era chiuso ormai dopo la pandemia da 2 anni, quindi per valorizzare pure questa forma, diciamo, che il paese di Pazzano ha l'arte mineraria, il museo minerario. Ecco, Jacopo Cuteri ha organizzato questa mostra, ha sensibilizzato, come dicevamo, molti artisti pazzanesi che hanno concesso disegni, quadri, sculture, ecco, e le ha assemblate in questo museo. E studio beni culturali. Ho avuto questa idea di portare a Pazzano, nelle sale del Museo della Cultura Mineraria di Pazzano, appunto, questa mostra. Una mostra, appunto, nota chiamata, l'ho voluto chiamare Pazzano si mostra, cioè Pazzano che parla attraverso le opere dei suoi artisti, mettendosi a nudo, mettendo a testimonianza di un ricco passato storico-culturale che la contraddistingue. All'interno delle sale vi è un miscuglio di opere che si mescolano tra di loro, ho voluto fare questo allestimento un po' inusuale, quindi queste opere che dialogano tra di loro, però seguendo vari temi, tra cui la mitologia, Pazzano, la vallata dello Stilaro, il viaggio e molto altro. Quindi sono artisti pazzanesi Tutti artisti che pazzanesi, vogliamo. sono ben 13 artisti, tutti di origine pazzanese, con all'incirca 60 opere in totale. Meglio mostrarle le opere che tenete in casa, vero? Eh sì, È anche un modo ovviamente. per far Sì, un conoscere modo per far questi artisti. conoscere questi artisti, per valorizzare quelli contemporanei, un modo per dare la possibilità agli artisti emergenti di farsi conoscere e un modo anche per ricordare tutti quegli artisti che non ci sono più. Potrebbe essere un'iniziativa per tutta la vallata, visto che ha parlato della vallata Sì, di Milano, parlato della vallata. coinvolgere anche Stile Pazzano e arricchire, visto che il Sì. museo si presta a Pazzano, e Sì. con una mossa della vallata dello Stilaro. Sì, ho voluto iniziare partendo da Pazzano, ma magari poi in futuro si potrebbe pensare anche ad allargarla per i tre paesi.